Dunque buongiorno a tutti, grazie di essere qui, sono molto felice e penso di parlare a nome di tutti i rappresentanti del governo che sono qui presenti, che ringrazio di accogliervi tutti oggi a Palazzo Chigi in una delle poche occasioni, se non vado errata, di confronto diretto che ci sono stati anche il Presidente del Consiglio dei Ministri e tutte le sigle sindacali del Comparto Difesa e Sicurezza. Eh, avevamo per la verità tentato di organizzarlo prima dell'approvazione della legge di bilancio, sono sincera, l'agenda non ce l'ha consentito, spero che ci perdonerete per questo, penso sia comunque molto molto importante l'incontro di oggi e aggiungo che lo considero l'inizio di un percorso, quindi vorrei che rimanesse una forma di dialogo costante tra il governo e la realtà molto importante che rappresentate. E lo dico anche per dire, prima di entrare nel merito dei temi che sono all'ordine del giorno, che voglio approfittare di questa occasione anche per esprimere l'apprezzamento e il ringraziamento del governo per il lavoro che svolgete eh, ogni giorno per eh, chiaramente eh, difendere in Italia e all'estero la sicurezza, la libertà dei nostri cittadini, per soccorrere i, i più fragili, per mettere in sicurezza chi si trova eh, in salvo, chi si trova in uh, situazione di pericolo. E poiché guardate per come la vedo io, senza sicurezza... Non c'è libertà, non c'è crescita economica, non c'è protezione sociale. Io penso che il lavoro che il vostro comparto svolge sia alla base stessa dell'essenza del concetto di comunità. E penso che anche per questo eh, bisogna ringraziare eh, tutto il mondo che rappresentate perché voi con il vostro lavoro ricordate ogni giorno che per essere una comunità bisogna avere anche la disponibilità a sacrificare qualcosa per, eh, per ciò che è più grande dell'io, che è il noi. Ecco, voi con il vostro lavoro lo ricordate ogni giorno in un mondo nel quale non tutti lo ricordano. Però se si è scelto, voglio dire, di essere poliziotti, carabinieri, finanzieri, agenti di polizia penitenziaria, vigili del fuoco, militari, eh, lo si sa bene. Quindi grazie, penso che questo sia... Uh, dovuto, grazie per quello che fate, per quello che rappresentate, e per quello che insegnate. Non avrebbe chiaramente senso questo ringraziamento che potrebbe essere visto anzi come una captazio benevolenza, se poi il governo diciamo non dimostrasse eh, con i suoi fatti concreti no, di riconoscere il valore di quello che rappresentate e è quello che noi abbiamo tentato di fare eh, dall'inizio del, del nostro mandato, del nostro lavoro, in un quadro che non è facilissimo, dobbiamo chiaramente eh, con la franchezza che ci è propria dirci che insomma, è un tempo nel quale particolarmente di risorse non ce ne sono moltissime, noi abbiamo fatto come avete visto una legge di bilancio cercando di concentrare su eh, poche materie prioritarie le pochissime risorse delle quali disponevamo, non voglio entrare nel merito del perché disponiamo di così poche risorse, ma sicuramente sicuramente insomma il contesto anche globale e internazionale non aiuta, eh, ereditiamo una situazione complessa sul tema dei conti pubblici. Io faccio sempre, insomma, ricordo sempre che solamente. Uh, diciamo l'eredità per il 2024 del superbonus e uh, l'aumento dei tassi di interesse e quindi i maggiori interessi che noi paghiamo sul debito figli della decisione della banca centrale europea cubano da soli 33 miliardi che sono l'equivalente di un'intera legge di bilancio qui noi siamo partiti con meno di una legge di bilancio per costruirne una nuova abbiamo fatto le nostre scelte, abbiamo scelto di eh, portare avanti alcune priorità. Eh, però dicevo, faccio mezzo passo indietro, noi abbiamo tentato pure in questo contesto dall'inizio di eh, dare dei segnali a un mondo che come dicevo consideriamo prioritario, fondamentale. Nella nostra prima legge di bilancio ci siamo occupati eh, di alcune priorità, la prima eh, lo ricordo diciamo Uh, prima di tutto a me stessa è stata quella relativa all'efficientamento complessivo uh, e alle esigenze del personale. Come sapete noi abbiamo previsto, questo par parliamo della legge uh, finanziaria per il 2023, un fondo per le assunzioni delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2023-95 per il 24 e il 25 quasi 126 milioni di euro per gli anni successivi. Per la Polizia di Stato si traduce in un incremento complessivo della dotazione organica eh, di 548 unità e assunzioni straordinarie per 302 unità di personale. Per l'arma dei carabinieri è previsto un potenziamento delle dotazioni di personale per 371 unità solo nel 23 per la Guardia di Finanza, un incremento della dotazione dell'organico per 289 unità, per la Polizia Penitenziaria viene istituita la carriera dei medici con una dotazione complessiva di 102 unità del personale e per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il fondo prevede l'assunzione di un contingente di 1020 unità. 851 a decorrere dal 1 settembre 23 e 169 dal 1 gennaio 2026 e la rimodulazione della dotazione organica del Corpo Nazionale con l'incremento di 55 unità di primi dirigenti. Con due decreti successivi alla manovra del 23, eh, sempre per quanto riguarda i vigili del fuoco, abbiamo disposto anche l'assunzione straordinaria di un contingente di 112 unità tra direttivi e ispettori, con uno stanziamento di oltre 5 milioni per il 2023 che va a crescere negli anni eh, successivi e il potenziamento delle dotazioni organiche per 550 unità, anche qui con una spesa di oltre 5 milioni per il 2023 che va a crescere negli anni eh, successivi. Sempre sul fronte del, del personale del comparto, in questi mesi abbiamo stanziato i primi 10 milioni di euro, di euro per la stipula delle polizie assicurative, per la tutela legale, per la copertura della responsabilità civile verso terzi, con specifico riferimento alle forze armate, compresa l'arma dei carabinieri. Abbiamo messo a punto la riforma delle casse di previdenza, che è una riforma che so essere diciamo, eh, molto attesa, che vuole ridurre le disparità tra gli iscritti, anche con uno specifico fondo che è dedicato ad assicurare le risorse necessarie. Questi sono diciamo, il lavoro che è stato fatto fino a qui, poi abbiamo stanziato la manovra, appunto abbiamo approvato la manovra finanziaria del, per il 2024 che mette le basi per ulteriori passi avanti, sono ovviamente parte di quello che eh, ci troviamo a discutere oggi. Eh, sulla base di quella manovra noi oggi, anche sulla base di quella manovra oggi abbiamo convocato anche un Consiglio dei Ministri eh, in una seduta eh, specifica dedicata alle esigenze del comparto e a varie norme che riguardano il tema della sicurezza che poi io cercherò di ehm, raccontarvi. Chiaramente per quello che riguarda la manovra la questione centrale è il tema del rinnovo dei contratti. Voi sapete, che noi abbiamo eh, stanziato complessivamente 5 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Eh, il, eh, il contratto che riguarda il comparto è scaduto nel 2021, se non vado errata, quindi insomma, è, è, diciamo tra quelli è sicuramente un contratto che ha bisogno di essere eh, rinnovato. In base ai calcoli che noi abbiamo effettuato, eh, che ha effettuato il Ministero dell'Economia, tenendo conto chiaramente la massa salariale, delle retribuzioni medie, anche delle nostre priorità, perché io ho detto nella conferenza stampa eh, che riguardava eh, la legge di bilancio che per noi il comparto difesa e sicurezza era una priorità eh, diciamo noi riteniamo che non meno di 1,4 miliardi debbano essere di questi eh, destinati al rinnovo dei contratti debbano essere destinati alle forze di polizia e alle, alle forze armate e altri 100 milioni per quello che riguarda i vigili del fuoco, quindi complessivamente un miliardo e mezzo di queste risorse dovrebbe essere interamente destinato al comparto che voi rappresentate. Se sommiamo a quelle che avevamo già previsto con la precedente legge di bilancio, la ricaduta che noi stimiamo in termini economici sui rinnovi contrattuali dovrebbe essere pari a un aumento medio eh, delle retribuzioni che si aggira intorno al 5,8%, quindi quasi il 6%. Inoltre, intendiamo stanziare 38 milioni di euro all'anno sulla stipula delle polizze assicurative anti infortunistiche, complementari e integrative chiaramente a copertura, ditemi se correte troppo io perché voglio lasciarvi il tempo e ho diverse cose da dire, ma vedo che prendete appunti, <ride> a copertura chiaramente dei rischi che il personale del comparto corre più di altri eh, dipendenti pubblici. Eh, poi come sapete bene, il per, eh, meglio di me, il personale di questo comparto non gode di forme di previdenza integrativa e questa è la ragione per la quale eh, noi vorremmo adottare misure compensative partendo da un primo stanziamento. Chiaramente tutto il lavoro che io vi sto raccontando per me è un lavoro che si fa step by step, eh? però per dare il segnale su quello su cui noi vogliamo concentrarci poi anche negli anni a venire dicevo partendo da un primo stanziamento per la previdenza integrativa di 15 milioni per il 2024-2025 che serve a aumentare il Fondo per gli interventi per equativi. Il fondo prevede già una dotazione di 40 milioni per il 23 e di 60 milioni per il 24. Arriviamo così complessivamente per questi due anni a eh, 55 milioni nel 2023 e 75 milioni nel 2024. Abbiamo lavorato anche per eh, reperire 60 milioni di euro ulteriori da destinare all'istituzione di un fondo per i trattamenti accessori del personale e quindi ovviamente a garantire il pagamento dello straordinario e trattamenti accessori che poi devono essere stabiliti in sede negoziale eh, vogliamo lavorare per completare io so che chiaramente è molto sentito il tema della come dicevamo anche prima insomma, delle assunzioni, del rafforzamento del comparto, per cui Vogliamo lavorare per completare il processo di assunzioni straordinarie il prima possibile, quelle già programmate con la manovra del 2023 per garantire anche qui eh, il prima possibile l'inserimento delle risorse umane delle quali il comparto ha bisogno. Eh, questo per quello che riguarda diciamo, la materia economica eh, di riferimento. Poi ci sono una serie di altre norme, il Ministro Piantedosi penso racconterà eh, che riguardano sempre il comparto, il ministro Zangrillo, chiaramente i ministri competenti. Poi come vi accennavo il Consiglio dei Ministri di oggi si riunisce anche per... Uh, approvare uno sp sp ehm, specifico pacchetto di norme che sono relative alla sicurezza che chiaramente vi, ri vi riguardano per il comparto ma anche per la eh, vostra agibilità, ecco, nell'essere maggiormente efficaci nel lavoro che portate avanti, quindi da una parte tutelare meglio il comparto, dall'altra garantire eh, maggiore sicurezza ai cittadini io vi elenco velocemente alcune misure contenute nel disegno di legge che però sono anche figlie di proposte che sono arrivate da voi, che chiaramente essendo poi fisicamente presenti nella materia riuscite a capire bene no? dove ci sono delle lacune anche sul piano legislativo. Abbiamo cercato eh, di dare una mano da questo punto di vista. Uh, poi verranno ripeto anche queste insomma entreranno maggiormente nel dettaglio i ministri e siamo qui uh, per, uh, per, per, per tutte le valutazioni per spiegare meglio i dettagli alla punto primo prevediamo un aggravamento della pena nei casi in cui reati di violenza minaccia o resistenza pubblico ufficiale siano commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria è previsto un aggravamento della pena per le lesioni cagionate nei loro confronti. Viene aumentata la pena per chi imbratta beni, mobili e immobili in uso alle forze di polizia o ad altri soggetti pubblici se il fatto è commesso con la finalità di ledere il prestigio o il decoro dell'istituzione. Noi vogliamo ripristinare il rispetto che si deve per chi rischia per la nostra sicurezza. Punto secondo, viene introdotto un nuovo reato che punisce chi organizza o partecipa a una rivolta in carcere con atti di violenza, minaccia o con altre condotte pericolose. La pena è da 2 a 8 anni per chi organizza la rivolta, da 1 a 5 per chi partecipa e sono previste aggravanti fino a 10 anni nel caso di uso di armi. Così come un ulteriore fattispecie di reato punisce chi istiga anche dall'esterno. Del carcere, per esempio, con gli iscritti diretti ai detenuti all'esecuzione della rivolta. Ci siamo occupati di occupazioni abusive. Questa è una materia diciamo, che fa soffrire eh, parecchio noi e che penso faccia soffrire anche chi si trova no, di fronte a uno forse dei reati più odiosi che si possano eh, conoscere, che, 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 che pagano soprattutto le persone più fragili e sui quali non sempre lo Stato. È stato qui, è fin qui efficace. Eh, il disegno di legge introduce un nuovo delitto che si chiama occupazione arbitraria di immobile destinata a domicilio, a domicilio altrui, che è perseguibile a querela della persona offesa che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi con violenza o minaccia occupa o detiene senza titolo un immobile altrui o comunque impedisce il rientro nell'immobile del proprietario di colui che lo deteneva. Per rendere più efficace questa norma noi abbiamo previsto due cose che possono essere dal nostro da punto di vista innovativo. La prima è una causa di non punibilità per l'occupante che collabora all'accertamento dei fatti o che rilascia volontariamente l'immobile che è stato occupato. E la seconda è che viene disciplinato un apposito procedimento che è molto più veloce per ottenere la liberazione dell'immobile e la sua restituzione al legittimo proprietario. È una sorta di inversione dell'onere della prova, io la chiamerei, nel senso in via ordinaria eh, su questo provvederà il giudice, ma nei casi urgenti in cui l'immobile occupato è per esempio l'unica abitazione della persona offesa, è prevista la possibilità che la liberazione, quindi la restituzione dell'immobile, sia effettuata direttamente dalle forze della polizia, di polizia che hanno ricevuto la denuncia, fermo restando il successivo intervento ovviamente di convalida del giudice e del pubblico ministero. È un cambiamento secondo me di paradigma molto significativo, come dicevo serve a difendere le persone più fragili in difesa, serve a mettere anche voi nella condizione di operare meglio su un reato così eh, odioso, serve a restituire credibilità e efficacia alle istituzioni di fronte a questa fattispecie di reata per una casa occupata abusivamente deve essere restituita al legittimo proprietario immediatamente ne va della nostra credibilità complessiva eh, e purtroppo come dicevo non sempre è stato così in passato anche per le norme che mh, regolano questa materia abbiamo scelto di intervenire ci occupiamo del tema degli anziani segnatamente delle truffe eh, che troppo spesso vengono commesse ai loro danni. Anche qui viene aumentata la pena di reclusione da 2 a 6 anni per truffa aggravata e viene prevista per ipotesi anche la possibilità eh, di procedere all'arresto in flagranza da parte delle forze di polizia. Ci occupiamo del terrorismo. Chiaramente questo lo impone anche la delicata situazione internazionale che stiamo affrontando. Abbiamo Introdotto un nuovo reato per chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o l'uso di congegni bellici, di armi anche chimiche o batteriologiche, eh, comunque su ogni altra tecnica di realizzazione di atti di violenza con finalità di terrorismo. Eh, voi sapete che al momento la detenzione di questo materiale non è sufficiente a basare una condanna con l'associazione per... Uh, uh, per associazione con finalità di terrorismo. Noi abbiamo voluto colmare questa lacuna e con la stessa logica prevediamo un ulteriore reato che punisce anche al di fuori delle ipotesi di terrorismo chi diffonde o distribuisce materiale che contenga istruzioni per la preparazione e l'utilizzo di esplosivi o armi con la finalità di realizzare gra gravi reati contro l'incolumità pubblica. Sempre in ambito di terrorismo, però non solo in questo caso, in ambito di terrorismo, prevediamo alcune norme relative all'autonoleggio dei veicoli. Questa può sembrare una questione marginale, ma voi sapete che non è una questione marginaria. Quindi, viene sanzionato l'esercente che non rispetta l'obbligo di comunicare i dati a chi noleggia per inserirli nell'apposita in un'apposita piattaforma che, un piattaforma che eh, possa essere all'occorrenza consultabile proprio, da, proprio dalle forze dell'ordine. Sicurezza urbana eh, il tema, eh, qui, eh, qui sul tema della sicurezza urbana il disegno di legge prevede che il Questore possa disporre il divieto di accesso nelle metropolitane, stazioni ferroviarie, porti per chi sia già stato denunciato o condannato per furto, per rapina. O per altri reati contro il patrimonio eh, o la persona commessi in quei luoghi. Nei processi penali per questi reati compiuti nelle metropolitane e nelle altre aree del trasporto pubblico, il giudice, dove la legge lo consenta, eh, dove la legge consenta la sospensione condizionale della pena, dovrà comunque prevedere il divieto di accesso a questi luoghi, quindi una sorta di DASPO sostanzialmente. Introduciamo una norma contro chi impiega minori nell'accattonaggio, altro reato che io considero particolarmente odioso e sul quale non sempre siamo fin qui siamo riusciti a diciamo, essere efficaci. Eh, sarà punito in particolare ora anche chi induce all'accattonaggio di un minore di 16 anni anziché mandarlo a scuola, oppure lo costringe con la violenza, con la minaccia e non solo a chi organizza e favorisce queste attività illecite come invece è già previsto eh, dalla legge. Per le donne che compiono reati quando sono in stato di gravidanza o sono madri di figli fino a tre anni non è più obbligatorio il rinvio dell'esecuzione della pena, anche se la facoltà viene mantenuta in presenza dei requisiti della le di legge. Uh, è prevista anche la possibilità che la pena sia scontata presso gli istituti, a custodia, uh, gli istituti a custodia attenuata per detenute madri, fermo restando il divieto del carcere per le donne incinte e per le madri con bambini di età fino a un anno. Interveniamo anche sul fronte dei blocchi stradali, che come sapete si stanno moltiplicando, stanno creando enorme disagio ai cittadini. Attualmente, la norma punisce con una sanzione amministrativa che impedisce la circolazione su strada ordinaria ostruendola col proprio corpo. Noi prevediamo che la fattispecie diventi reato nel momento in cui risulta particolarmente offensiva e allarmante, sia di, per la presenza di più persone sia per il fatto che sia stata promossa e organizzata preventivamente. Questo diciamo tema del eh, decreto sicurezza, grandi linee, spero di non aver dimenticato niente, ma i ministri saranno... Uh, più precisi aggiungo un ultimo elemento che riguarda sempre il Consiglio dei Ministri uh, uh, il governo si appresta a varare un decreto legislativo sulla revisione dello strumento militare nazionale è un provvedimento al quale la difesa ha lavorato molto che punta a superare un impianto anacronistico uh, e riconosce la necessità di adeguare gli organici delle forze armate in coerenza con gli accresciuti impegni in ambito in nazionale e internazionale, questo provvedimento consentirà di valorizzare le professionalità necessarie ad affrontare le nuove sfide anche a tutela chiaramente dei nuovi domini, di reclutare professionalità in servizio permanente a alta e altissima specializzazione. Penso a medici, personali di professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, ingegneri, logistiche dei trasporti e dei materiali, informatici, commissari. Con questo provvedimento nel 2024 sarà possibile reclutare quasi 16.000 unità ripartite per tutte le categorie di personale dell'Esercito, quasi 4.000 unità nella Marina e 3.735 nell'Aeronautica, per un totale complessivo prossimo alle 23.000 unità, se non vado errata. Credo di aver detto diciamo, tutto. Mi fermo qui anche perché siamo soprattutto qui poi per ascoltare voi e do la parola ai ministri che non so se il vice premier vuole intervenire perché so che non può fermarsi tutto il tempo e poi ai ministri competenti.